Ben ritrovati, queste le notizie del TG Web TV Puglia. Bari e Taranto, capitali della cultura pugliese 2022. Lunedì 1 febbraio la presentazione dell'intesa tra Bari, Taranto e Regione Puglia. Al via il coordinamento per un programma condiviso. Il 2022 sarà l'anno della cultura del sistema Puglia. È l'impegno preso dalla Regione Puglia e dai comuni di Taranto e Bari che lunedì 1 febbraio nella Biblioteca Civica Pietro Accavio hanno sancito il patto siglato alcune settimane fa in vista del riconoscimento del titolo di Capitale Italiana della Cultura 2022. L'esito della competizione è noto, ma le due amministrazioni pugliesi e l'ente regionale hanno deciso di realizzare ugualmente alcuni degli eventi previsti dai dossier di candidatura di Taranto e Bari. È una giornata molto importante perché le due più grandi città della Puglia sono alleate per utilizzare gli investimenti in cultura come motore della crescita dell'intera comunità e dell'economia. Siamo in una biblioteca che io non avevo visto ancora e che è stata interamente ristrutturata con i fondi della Regione Puglia, e quindi oggi, sempre con la spinta dell'assessore Massimo Brai, che devo dire è instancabile nel tessere anche questa alleanza Bari-Taranto, che mi permetterete, una grande soddisfazione per me, che mi sento tarantino di adozione e che sono nato a Bari, quindi le due città di riferimento della mia vita, almeno in questo momento in Puglia, sono alleate. Noi speriamo che questo atteggiamento di alleanza ci sia sempre, e quindi è bellissimo che i due sindaci abbiano deciso di, assieme all'assessore Brai, di presentare questo grande progetto per la Biennale di Taranto, che ovviamente è un progetto ardito, molto ardito. E poi l'altro grande progetto, perché è un sogno di una vita, quello appunto in una biblioteca non si poteva annunciare altro che questo inizio di questo percorso che Bari fa e che devo dire ha cercato con grande insistenza il sindaco e l'assessore alla cultura, hanno cercato questo Salone del Libro, questa grande manifestazione sulla lettura, e noi speriamo davvero di riuscire a costruire il percorso giusto perché anche al sud ci sia una manifestazione legata alla vendita e alla scrittura di libri, che per noi rimangono il motore fondamentale della crescita delle persone. Io credo che ci siano due piattaforme naturali che vanno valorizzate, che sono l'idea di una biennale del Mediterraneo, non a caso guardano tutte verso il Mediterraneo, e di questa bella idea appunto di fare un piano di fattibilità di una fiera dei libri e delle culture, delle idee verso il Mediterraneo. E devo dire, credo anche che vada trovato il modo di valorizzare questa grande tradizione storica che hanno i comuni della Grescia, che è proprio quella che accennavo, cioè una tradizione di contaminazione tra i popoli. Una cosa che mi piacerebbe e mi è piaciuta anche nei progetti è sottolineare il valore oggi della complessità sociale. Che cosa vuol dire? Dobbiamo lavorare molto, dicevo, sulla formazione, ma anche per esempio sull'inclusione sociale in tutte le forme che oggi la contemporaneità ci presenta. Questa storia di contatti, di arricchimento che ho visto naturale nella Grescia, credo che sia un buon esempio, e che la cultura possa fare da esempio veramente di una pratica da seguire e da proiettare non solo in Puglia ma in tutto il territorio nazionale. Verso un'agenda di genere delle politiche regionali, la Regione lancia un'iniziativa per definire azioni integrate. Le politiche di genere non sono un tema solo delle donne, ma una visione integrata e trasversale delle diverse policy regionali, dal lavoro alle imprese, dalla salute alla cultura, dal welfare all'istruzione e dalla formazione. Con questo approccio politico e metodologico, partendo dagli obiettivi del programma di governo, fra cui appunto la costruzione partecipata di un'agenda di programmi e di azioni che saranno frutto di un costante confronto con la Giunta, e l'implementazione del bilancio sociale di genere, la Regione Puglia promuoverà nelle prossime settimane un percorso di ascolto e di partecipazione, con l'obiettivo di costruire un'agenda di genere delle politiche regionali, condivise e coordinate su diversi settori e dipartimenti, per declinare in azioni e obiettivi specifici i temi più urgenti dell'occupazione femminile, del welfare, dello sviluppo economico, della scuola e dell'istruzione.
La proposta della consigliera del presidente Titti De Simone per l'attuazione del programma con delega all'agenda di genere è condivisa con le assessore della giunta regionale Anna Grazia Maraschio, Rosa Barone e Anita Mauridonia e si è tradotto in un percorso di lavoro comune e collettivo avviato durante una riunione che si è tenuta in presidenza. L'agenda di genere è un'azione necessaria per la programmazione e per i piani strategici che ci impegneranno nei prossimi mesi e anni. Per questo dovrà dotarsi di un tavolo di lavoro permanente di coprogettazione con le rappresentanze del mondo del lavoro, delle imprese, della cultura e delle diverse rappresentanze istituzionali. Siamo convinte che occorra una risposta coordinata su più livelli e settori per affrontare in modo efficace il grande tema delle disuguaglianze di genere. Il gender gap, ovvero il divario di diritti, di cittadinanza e di benessere delle donne, che questa crisi sta gravemente aggravando. Il primo appuntamento sarà un'iniziativa pubblica promossa dalla Presidenza e dalla Giunta regionale, una giornata di lavoro aperta alla partecipazione per la costruzione dell'agenda di genere della Puglia. Nei prossimi giorni saranno somministrati i vaccini agli odontoiatri pugliesi in controregione. È confermato la somministrazione dei vaccini anti-Covid agli odontoiatri pugliesi, inizierà nei prossimi giorni. È emerso dall'incontro organizzato dal gruppo Con Emiliano tra l'assessore regionale alla sanità Pierluigi Lopalco e il presidente dell'albo degli odontoiatri di Foggia Pasquale Pracella, al quale hanno partecipato i consiglieri regionali Gianfranco Lopane e Antonio Tutolo. Con il capogruppo Gianfranco Lopane e con il professor Lopalco abbiamo incontrato il presidente dell'Ordine degli Odontoiatri della provincia di Foggia per rassicurarli sulla immediata messa a disposizione dei vaccini per la loro categoria, ma non soltanto per i medici, ma anche per gli assistenti di studio. Sono già disponibili, quindi è stato già dato indirizzo. È questione meramente organizzativa, quindi di qualche giorno, e saranno vaccinati tutti quanti. Il vaccino è arrivato, come cabina di regia regionale abbiamo dato delle disposizioni precise, cioè abbiamo fornito a ciascuna ASL gli elenchi di tutti, non solo gli odontoiatri ma anche gli assistenti di studio che si sono già iscritti alla piattaforma e che avranno, diciamo, la precedenza in questa vaccinazione. Si può partire subito. Chiunque appartenente a queste categorie non si sia ancora prenotato ma voglia vaccinarsi è pregato comunque di prenotarsi. Andrà in coda rispetto a chi si è prenotato per tempo, però sicuramente non gli sarà negata la vaccinazione. Dubbi chiariti? Sì, assolutamente. Devo dire che è stato con l'assessore un incontro cordiale. Finalmente vediamo la luce rispetto a questa annosa questione che rischiava di diventare veramente senza fine, quindi posso dire che oggi sono assolutamente fiducioso e, come assicurato l'assessore, i vaccini sono arrivati e quindi finalmente arriverà questa vaccinazione per gli odontoiatri. Penso che sia solo una questione spicciola di organizzazione, quindi ringrazio l'assessore per questa direi spinta considerevole a questa vicenda. Ospedale Bonomo Anglia, pronto soccorso sotto pressione, chiesta audizione in Commissione Sanità, dichiarazione della consigliera regionale Grazia Di Bari. Il pronto soccorso di Anglia, spiega la consigliera, continua ad essere sotto pressione. Tutte le urgenze non Covid e la BAT arrivano al Bonomo, con la conseguenza che ai numerosi codici rossi si aggiungono quelli gialli e verdi e i pazienti restano per ore in attesa, senza la possibilità di essere assistiti. Tutti i giorni ricevo segnalazioni dagli operatori sanitari sottoposti a un livello di stress inaccettabile a causa del sovraccarico di pazienti a fronte di una carenza di personale medico e sanitario. Per questi motivi ho depositato la richiesta di audizione urgente in terza commissione sanità dell'assessore alla salute Pierluigi Lopalco, del direttore del dipartimento regionale Vito Montanaro e del direttore della ASL BAT Alessandro Delle Donne. Ritengo indispensabile, continua la consigliera Di Bari, ricevere al più presto risposte sulle misure, consentire il corretto funzionamento del pronto soccorso e sapere se siano previste nuove assunzioni di personale, l'implementazione di posti letto di area medica e i tempi di attivazione della centrale operativa 118 dell'ASL-BAT. Farò le mie proposte nella sede istituzionale e mi confronterò con loro per capire quali sono i margini di manovra. Con la web Covid, proteggiamo il futuro dei nostri ragazzi, seconda puntata. Siamo giunti alla seconda puntata del format di formazione sociosanitaria dedicato alla scuola e realizzato in collaborazione con il secondo circolo didattico via Firenze di Conversano, con il patrocinio del comune di Conversano. Sabato 23 gennaio, inoltre, abbiamo realizzato un servizio riguardante i tamponi
eseguiti dal personale della ASL, medici e volontari, nei locali della palestra del presso di Via Guglielmi a favore del personale della scuola. L'amministrazione comunale, attraverso l'opera del Comando Polizia Municipale, ha assunto l'onere economico per l'esecuzione degli stessi su base volontaria e gratuitamente, includendo i docenti, il personale ATA e gli educatori che hanno manifestato la volontà di effettuare lo screening. Tale servizio è finalizzato alla sicurezza individuale e collettiva. È in corso questa importante iniziativa di screening per il virus Covid-19 a cui tutto il personale scolastico, docenti, personale ATA e anche gli educatori si stanno sottoponendo su base volontaria. È un'importante iniziativa che la scuola sta realizzando con la collaborazione dell'ente locale, quindi del Comune di Conversano, del Sindaco e del Comando di Polizia Municipale. Ed è realmente un'iniziativa importante per promuovere la sicurezza nella scuola e per garantire ancora di più quello che è il protocollo anticontagio. Bene, buongiorno a tutti innanzitutto. Oggi siamo qui e ringraziamo innanzitutto la scuola per questo bel progetto che ha messo su proprio per attenzionare quella che è la situazione in materia di Covid. Oggi siamo qui perché la scuola mi ha invitata perché stiamo provvedendo a fare i tamponi alle insegnanti. Innanzitutto vorrei ringraziare il dottor D'Addetta perché è una persona che si è messa a disposizione gratuitamente per proprio far fronte a questa necessità. L'amministrazione appena insediata ha deciso all'unanimità, subito, senza alcun ripensamento, di acquistare 1000 tamponi proprio per far fronte a quelle che sono le esigenze della popolazione e attenzionare le categorie un pochino più esposte, come la categoria degli insegnanti, come anche la categoria dei dipendenti comunali e chi ovviamente ne fa richiesta anche. Quindi, ripeto, siamo proprio attenti, la scuola è molto attenta, non finirò mai di dire che la scuola lavora in sicurezza, questa è proprio una situazione dove la scuola sta dimostrando che ci tiene a far fare i tamponi alle proprie insegnanti perché le insegnanti sono a contatto con i nostri figli e quindi continuiamo ad attenzionare quella che è questa situazione del Covid e possiamo, ripeto, in questo momento particolare dove dobbiamo mai abbassare la guardia, comunque convivere con questa situazione mantenendo ovviamente quelle che sono le regole e rispettandole innanzitutto quelle che ci vengono appunto impartite dalla materia proprio riguardante il Covid.